Marco, eccomi Paolo, ecco le tue bombette. Wow, queste sono le bombette dei Rubber Ribs. Affumicate stamattina per te. Certo, non erano, ce n'era qualcuno in più. Sì, eh? Come si mangiano queste bombette dei Rubber Ribs? Oggi ci facciamo un bagno. Se tu non le tocchi adesso, non le tocco. Non le tocchi? No, non le tocco. No, se... non le tocco, ho detto che non le tocco. Già l'ho mangiata io una in più. Due, tre, quattro. Sono patatine, sono, vedi? Madonna. Le ho fatte stamattina per te. Mm. Vedi, sono quelle cose che... Cosa, il bacon intorno? No. E il fumo del barbecue, affumicate, maiale, provola, prezzemolo, poi a volte mettiamo il tartufo, a volte mettiamo la salsiccia, mettiamo di tutto e di più, però... Fantastica, vabbè. Non ho capito bene. Perché hai portato le bombette? L'idea è farci un bel panino. Panino con le bombette. Lo voglio mettere sul nuovo menu prossimamente perché secondo me... è una bomba, una roba super americana, una bomba a grappolo questa. Facciamo una bomba, di bombe e ti sarà il primo a provarlo. Questa è la prima volta in assoluto che faccio un panino con le bombette, E ci credo. Sei venuto qui a prendere la critica di un esperto. Ti dice adesso come dovrebbe essere il tuo panino, però sì? Oltre ai cetriolini, oltre che gli diamo un po' di acidità, okay, e freschezza, okay, oltre un po' di provola sciolta, un po' di provola calda da mettere sul panino. Che poi gli americani mettono tutto quel formaggio finto, noi invece provolone regolare. E poi mettiamo tre senapi. Sarà il panino... alle tre senapi. Facciamo un panino con tre senapi, sì, tre bombette e tre pezzi di provola. Io devo scegliere la mia senape per il panino nei miei catering. E quindi ho bisogno di te. Ok, quindi io ripeto, questo panino diventerà un piatto ufficiale dei catering di Grill Pacco, e la versione che arriverà nel menu sarà quella che io sceglierò qui. Sì. Fantastico. Ora mi sento davvero un peso sulle spalle. Mi sento importantissimo. Però rispetterai questo, cioè noi la faremo in video. Il panino con le bombette lo metteremo a menu secondo quello che giudicherai tu. Perfetto. Non metteremo a menù il big panino, ma no, metteremo il panino da catering, che sennò... Questo è il nostro panino. Questo è il nostro panino. Ho pensato a te, quindi dovevamo fare un big panino. È meraviglioso. Ma ci sono poche le bombette per... No, perché le taglieremo a metà, perché comunque, essendo una bombetta intera, quando vai a dare il morso... diventa impegnativo. Pane, cetriolini, provola, bombetta, insomma, solo per pochi. Va bene, cominciamo. Ecco, c'hai fame. Bene, cominciamo. Mega panino... la bomba di bombette. Siamo pronti. Qual è la prima cosa da fare? Tagliamo i cetriolini. Ok. La verdura, ecco, cetriolini. Importante. Sì. Ma sai che ti faccio provare adesso? Che faccio provare? Le novità. Questa non me l'avevi detta. Il nostro marchio di coltelli da cucina più importante adesso è Gude, della tedesca Gude, appunto, i Gude Alpha, e questo è il Santoku. Ti piacciono i Santoku? Questo marchio piace tantissimo. Sì, eh? Avevamo lanciato il coltello da trimming, sì, da risosso, sì, è piaciuto tantissimo. È fantastico. Adesso questo non vedo l'ora io di provarle. A me piacciono un sacco i coltelli giapponesi, però moderni, senza tanti fronzoli, che funzionano bene. Avevi detto che provavo io. Ora lo provo un attimo io. Fammi provare sulla carta, che io devo sempre rendermi conto. Non lo devi sporcare. No, non lo sporco, è solo per vedere come va, capito? Dici che lo tagliamo il cetriolino? Secondo me lo taglia. Allora, come si taglia un cetriolo? Tu guidami e io provo. Prima metà, allora, fettine, no, a me piacerebbe ti complico la vita. Lo fai di traverso così, oppure no, in diagonale. Sì, sì, sì. Perfetto. Così. Sì, senti, con questo senti la lama del coltello. Sì. Pieghi un po' in modo da non tagliare le dita. Ma se le tagli, tranquillo che c'è un fratello che taglia per te. Ho il tourniquet. Questo l'impugnatura invece lo impugni un po' più così. Ok. Così. Questa la devo mettere su? No. Così. Ah, così. Sì. Ok. E poi di solito come ti trovi meglio, insomma. Ok. Vado, eh. Vai, eh. Uno, guarda come va. Sì. Io vado, eh. Tu vai. Sento il ritmo. Se li tagli, ecco, benissimo, così va bene, così. Così prendiamo più superficie, giusto? Sì. Diventano più come le salsicce. Ah, come delle... Ah, non provo a dire. Ah, il cetriolino, Oh, guarda, la mia verdura preferita, il cetriolino sott'aceto.
Ok, poi devo rifarlo. E poi continua, sì, sì. Stessa cosa. Più fine però. No, più sottile. Guarda, sembra quasi che tagli da una vita. No, io una volta parlavo con uno chef e mi ha detto: tu non preoccuparti se stai davvero tagliando oppure no, l'importante è fare il rumore, tanto nessuno guarda cosa tagli. Se il rumore è convincente, allora lo sarai anche tu. Sì, ma qui ti stai giocando il panino per i catering di Grill Pacco. No, vabbè, io sto facendo i cetriolini. Tra l'altro, cosa importante, nel catering di Grill Pacco i cetriolini dovranno essere irregolari, come li ho tagliati io. Hai deciso tu oggi? Questi vedi? No. Fantastici. Sì, infatti se mi togli la prima e l'ultima parte sono più contento. No, ma adesso ti do una mano volentieri. L'ultima parte. E quest'altra, ecco. No, questa, guarda, è rimasta così grossa. I cetriolini, guarda, che ancora non sono entrati nella nostra tradizione. Beh, abbastanza. Ma sono tanta roba. Dai, cioè, possiamo, un bel cetriolino dire fresco. Che una cosa buona del fast food che ha diffuso i cetriolini. Guarda, quando feci il, mi sembra era il cheese bacon burger. Oh. Il bacon cheeseburger abbiamo fatto su Grill Pacco, ma quella salsa burger con i cetriolini fini tagliati proprio al minimo. È la salsa Big Mac. No, sapeva, quando davi un morso era McDonald's, era fast food, buonissimo. Sì. Ok, quindi togliamo questi subito da qui, se no te li mangi tutti, li poggio qui, così. Ok, tu giustamente sei stato bravissimo. Sei un professionista, lavori con i guanti, io vengo dal bosco. E adesso bombette a fette? No, a metà. Beh, si deve sentire la bombetta. Giusto. Se mi fai una fettina di bombetta. Allora, a metà di così? A metà così, di così? Di così? Taglia come vuoi, dai, ci fidiamo, così. Ci fidiamo. Io far vedere, voglio essere sicuro che si veda cosa c'è dentro. Ragazzi, non ho mai diviso una bombetta con nessuno, se non oggi. Wow. Guarda che bella. Wow. Fatte stamattina, Quindi non questa, poco fa, stamattina. Questo è il capocollo del maiale? Questo è quello che vedi in rosa, è l'affumicatura fuori, lo smoke ring. Sì, sì. Perché l'abbiamo fatto con il nostro Traeger Ranger. Sì. Quindi ha affumicato la parte esterna. Poi il capocollo di maiale e poi provoletta affumicata, pecorino, prezzemolo, sale, pepe. Questa è quella classica. Vabbè, il video l'hai fatto però. Il video l'ho fatto, è un cabaret di bombette. Sono state svelate le bombette, sì, dei Rabarizzi. Sì, 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 sì. Infatti me li chiedono in tanti. Ma questo è formaggio fuso scappato. Formaggio fuso scappato, che andava nel panino, ma vabbè, ci aiuteremo con il prossimo formaggio. Ragazzi, fare i panini con Paolo è un disastro. Perché? No, perché la metà, devo portare il doppio degli ingredienti per metterne nella metà. Scusa, ora va bene, quando lavori, sei un professionista ormai, però no, quando sei a casa e cucini per gli amici, non stai lì a rubare ogni cosa, ogni volta. No, dipende da quanti amici si aggiungono poi. No, anche tu hai gli amici falchi che vengono lì vicino. Guarda che belle, c'è un profumo, ragazzi, che... Ma dentro che c'è? Vabbè, mai convinto. No, serve per il panino. Ti posso concedere di vedere che mangio. Va bene, grazie, sei gentilissimo. Che ci va dentro? Le vedo belle ricche di formaggio, ok, ma che formaggio consigli? Allora, questo è provola affumicata, pecorino. Ecco, quello che mi chiedi pure che formaggio metto. Sta mangiando tutto il formaggio che è uscito. La cosa bella è nella preparazione delle bombette, sai? Quando sta per scivolare, cadere giù il formaggio, ma rimane attaccato. E quindi poi te lo tiri via come abbiamo fatto. Come fai, infatti? Perché non è una cottura forte, okay. È una cottura lenta, affumicatura, quindi... che rimane, vedi com'è umida ancora, Paolo? Sì, ma infatti, guarda. Ma sto non so se si vede, dove si può, vediamo se si vede di qua. Anche di là. Ecco. Si vede. È umidissima, fatte stamattina, non poco fa, fresche, fatte stamattina. Infatti una delle cose belle del barbecue fatto bene, questo pezzo di formaggio va tolto perché è rimasto fuori, giusto? No? Una delle cose belle del barbecue, questi coltelli, ragazzi, spade laser. Taglia bene anche Paolo, anche incredibile. Infatti, fantastico. Bene, e tra una cosa e l'altra un altro pezzetto di ok, devo tagliare un altro cetriolino, li ho mangiati tutti. Adesso dobbiamo tagliare il pane però.
Ottimo il coltello Santoku, però il panino è grande, per un grande panino ci vuole un coltello grande. E ne ho giusto qui uno che mi fa... Immaginavo Paolo, immaginavo che tu con i coltelli grandi qua... non ne hai solo uno, vero? No, ma questo possiamo tranquillamente usarlo. Extrema Ratio Kreios, versione Expedition. Sì, ma ti devo portare un panino di legno. Dammi qualcosa da tagliare quando c'è questo. Il paninetto mi tuo. Metto anche il laccetto, guarda. Farati libero così ti diverti come un bambino. Allora, devo tagliare così? No, no, lo devi tagliare così. Ah, così? Eh sì. Quello è il legno, capito? Così? No, devi fare un lavoro un po' più di fino, dai, proviamo. Ma devo fare quella cosa dei paninari che lo tagliano in maniera... No, no, taglialo come ti sto dicendo così. Proprio così. Ecco, magari. Taglio uno io. Così, sì, sì. È tutto, dall'inizio alla fine. Sì, sì. E devo togliere senza, no, senza colpi, senza togliere le punte. Devo togliere le punte? No. Nemmeno? No. Poco? No. No. Ragazzi, io non mi tengo questa cosa di tagliere. Anche perché il tagliere è di legno. Sì. Ecco, ma deve rimanere intatto. Questo rimanere. L'ha fatto Vladi nella caverna degli elfi. Questo è indistruttibile. Vladi, poi se Vladi ti vede che fai così sul tagliere... Si incazza. Ma un pochettino, giusto? Hai ragione. Gli ciao Vladi. Pro Woodcut, ragazzi. I migliori taglieri in circolazione. Sì. Ok, taglio piano. Sì. Così. A questa altezza o a questa altezza? Scegli da tu, dai. Così va bene? Sì, così mangi. Un po' sopra della raggiatura della punta. Va bene. Così, mi piace fare le cose bene. Piano, che tu mi tagli il legno. Sono precisissimo, sono. Mi avevo chiesto un coltellino. Vabbè, portando un panino grande e ora ti becchi il coltellone. Piano, che mi tagli il tagliere. E vai! Ok. Con molica o senza? La molica ce la mangiamo. Lo devi chiedere tu quando fai il catering. Devi chiederlo alle persone. Con molica, oramai sì, oramai devo chiedere. Ma qua c'è un sacco di novità, ci sono. Sì. Vediamo. Falle rimanere novità. Vabbè, dopo ne parliamo, ma con la molica. Ah, io con la molica? No, metti a posto. Non resisto. Ok, mentre aspettiamo che il panino sia pronti... È molto liquida questa, eh? Allora, vediamo un po' come si può fare. Io direi prendere un pezzo di mollica. Che cos'è, Marco, questa intanto? Dammi un'anteprima. Aspetta, fammi sapere, che te lo dico io. Questa è una salsa che si usa soprattutto per glassare e finire la nostra pietanza, quindi gli ultimi 10 minuti, anche se pure prima. Aspetta, è vero, sono il fratello più piccolo, ma le proporzioni, non ho capito. Lui il pezzo di mollica gigante con 8 litri di salsa. E io... Così va bene? Va bene così? Ok, così. Così va bene? Ah. Sto zitto. Che buona. Questa serve, vedi che è delicata, ma comunque c'ha il suo colpo di grazia. Oh, particolare. Perché serve per lucidare le pietanze, gli dà la finitura, gli dà il rosso acceso, bello. Però ovviamente è una pietanza completa, di rub, di prima salsa, magari di injection, magari di sapori più forti, è normale che deve essere un attimino più delicata. Posso riproporre il mio, usarla sul pane, sui crostini, sulle bruschette prima di andare in forno, sul bordo della pizza quando la fai a cucina? Quindi stai dicendo che ti devo lasciare anche questa salsa? Quindi. Sì, perché io queste salse così morbide, no? Le passo dappertutto. Sì, le passo dappertutto. Ah, no, immaginavo. Comunque, bellino, eh? Ti serve per i catering, per i compleanni. Sì. Sai, se finisce il carbone, ci abbiamo da procurare la legna poi. Beh, con questo ci fai di tutto. Adesso come facciamo per provare le diverse senapi? Dividiamo il panino per tre, senza dividerlo. Lo dividiamo a senape. A settori? Sì. Ok. Ricordandoci l'ordine. Posso usare questa per le senape. Ma abbiamo detto... No, no. Guarda che viene bene. No. Già sono tante le senape. Questa. Allora abbiamo Paolo. Sì. La Blue Sog Honey Mustard, che questa la conosci molto bene. Questa è una delle senape più buone che c'è. Più buone che c'è della Blue Sog. Dolce, fantastico. Acida, bella corposa. Da provare sempre prima, cioè quando questa la aprite proprio, che state lì che dovete fare qualcosa, sì, immediatamente... Mettici il cucchiaino, perché? Così qui rovini la salsa. Ma perché non ce n'è più? Vai, su. Ma è finita! Ecco. Questa pizzica,
il giusto. Fantastico. E la mettiamo come prima salsa. Diciamo qui. Perfetto. Ok. Poi abbiamo una delle ultime arrivate, Paolo. Lonely Gold BBQ Sauce. Questa la conosco benissimo, una delle mie preferite. Perché la riassaggi? Perché non sono sicuro che è proprio uguale al barattolo che ho io in casa, quindi... Questa non è proprio una senape. Questa no. È una senape morbida, è una salsa barbecue senapata, la chiamo, perché comunque se vedi è più di una senape. Sì, tantissimo. Però so che ti piaceva, dovevamo inserirla. Sì, perché... Scusa, mi ricordi un attimo, mi fai ricordare un attimo a me perché devo... Prendi il cucchiaino. No, metti il dito così. Metti così, guarda così. Sai cosa? È veramente buona. Le proporzioni di Paolo. È veramente buona. È dolce, è morbida, è rotonda. Questa pizzica subito. Questa ti dà subito il naso, ti prende. Mentre questa no. Questa è senape. Sì, sì. Questa è una salsa barbecue da senape. E questa... poi ci abbiamo, Paolo. Cos'è? Nuova? No. No. Paolo, ci abbiamo il nostro cavallo di battaglia. Mm-hmm. Una delle salse che ha creato una grossa dipendenza in Italia. Sì. È importante. La Gold Digger degli Oil Smoke. È qui sotto. Questa la riconosco Mamma subito. Mia, ragazzi, questa è morbida, buonissima. Non vedo l'ora. Fantastica. No, tu la conosci bene. Io no, questa... non mi ricordo. Non la uso spesso questa perché... Questa crea dipendenza, possiamo Guarda, dirlo? Io per questa salsa qui farei delle pazzie. È davvero buona. No, perché è finita la mollica? Dove la prendo io la mollica? Ma allora, questo barattolo rimane a me. No. Quindi questa la assaggiamo. Guarda il mio sistema. Quindi non posso mettere la mollica. Guarda il mio sistema. Giro il cucchiaino dentro, così viene. Perché è stata ferma. Certo, ma guarda che bella, guarda che colore, si vede? Bella. Guarda che bel colore. È proprio bella. Bella che è, bella. Bellissima. Tipo la fondana del cioccolato che... Poi lo faccio così e pulisco il cucchiaino. Perché tu fai così io? Lei è... Lei è una... Sai, è una signora vestita bene, che esce bene a cena. Che però si incazza come una iena. Quando vuole. Mi ricorda qualcuno, perché? Ma è una signora che si veste bene, si porta bene... Noi abbiamo avuto la fortuna, Marco, di ospitare in live i creatori di questa salsa, sì. Quindi trovate anche la live qui sotto in descrizione. Ma sono nostri carissimi amici, ma... Ma guardate, è omogenea, è lucida. Ok, lo schema è deciso, quindi. Un terzo del panino sarà condito con Blue Sog Honey Mustard. Un altro terzo del panino vedrà la Honey Gold BBQ Sauce di Luten Booty. Una delle L'ultimo terzo del panino prenderà invece la Gold Digger di All You Can Smoke. Sì. Fantastico. Quindi ragazzi, tre salse top. Bombette dei Rubber Ribs, top. Coltello usato per tagliare tutto, top. Senz'altro. Andiamoci a mossa. Via. Allora, fai tu? Sì, cosa devo fare? Devo condire... Un terzo. Professionalmente, come si condisce il pane con la salsa? Questa è una cosa la cosa preciso. Importante, adesso abbiamo un cucchiaino, ma la cosa importante non è tanto con cosa la spalmi, ma come. Il pane deve essere coperto tutto. Devi far assorbire un po', vedi? Devi far assorbire un po' il pane, ma non mi devi lasciare punti senza salsa. Ah, è tipo uno stucco, sì. Insomma. Così. Basta, fai il bravo, e senape. Fatto bene, ok. Fatto bene. Ora devo. Questo è un terzo. Ecco, dividi, ecco, bravo. Fai. Va bene. Ok. Va bene. No, vedi qui, devi coprire il pane. Ma perché il primo morso non ci deve essere senape? Sono molto d'accordo con questa cosa. Sono molto d'accordo. Queste sono tecniche che vanno. Scienza alimentare, sì. Questa. Ok. Adesso spalmala bene. È omogenea. Così si assorbe. Pane l'assorbe qui fino alla sua competenza di territorio. Che belle queste discussioni, vedi? Ok. Allora. Va bene. Prossima volta porto tre cucchiaini. E adesso. Sì. Luten Booty. Più morbida, più barbecue. Dimmi quando basta secondo te. Ma tanto devo fermarmi adesso, tanto ne metterai sicuro un altro po'. Ecco, va bene. Okay. Ok, facciamo... Ecco, divertiti a fare i disegnini. Il geometra. Ok, e qui... Vabbè, qui ce ne voleva un po' di più, la parte cicciosa del pane. Sì. Mm. Ok.
che profumo già la senape. No, ma sono una più buona dell'altra. Sì. Bene, bene, bene. Guarda che colore, un po' più lucida della... È anche interessante vedere questo aspetto, sì. Sì, sì. Adesso sì. Me la spalmi un po'? Ancora? Sì, perché non l'hai spalmata. Ma come no? Ci ha pensato da solo, è autolivellante, vedi? No, qui ne hai messa. Qui ne ho messa. Allora, prende il pane. Devo raccoglierla? Devo riaccoglierla così? No. Okay. Devi premere, devi guardare. Ma che cosa? Così. Ah, questo è come con la cazzuola proprio. Più o meno, sì. Un lavoro edilizio. Poi lo spalmi. E adesso questa. Aspetta che ti devo vedere, qui sei pericoloso. No, perché è il terzo del panino. Questa è buonissima. Oramai, tanto, ho fatto una volta due. Buonissima, questa? Questa qui, sì. Vado, Piano. Vado piano. Sì. Guarda com'è densa. Dimmi, basta? Basta. Dimmi, basta. Ha detto basta. Ha detto basta, scusa, non avevo capito. Guarda i colori, sì. È incredibile questo studio dettagliato delle senapi che stiamo facendo. Ecco, mettiamola qui a vigilanza. Tre colori diversi, Tre colori diversi, tre texture diverse, la riflessione della l'ideale luce. Era, volevo portarti una senape commerciale, Paolo, no, tieni, da supermercato. No. Perché? Poi ho detto, ma poi non mi fai entrare. Da quando ti conosco, tutte le senapi, tutte le salse da supermercato sono bandite. Non mi fai entrare, quindi non posso farlo, allora ho detto lasciato stare. Oh, fantastico. Va bene, che dici? Sì, no, è che questi buchini... No, ora li tappo. Lì questo. Non posso più tornare. Va bene, dai. Ci dobbiamo accontentare. Adesso spalma bene, come ti dicevo. Così, sì. Spingendola sì, nel sì, pane. Sì. Qui tu questa cosa la fai per tutti i tuoi panini? Sì, così. Un po' più veloce, cioè senza troppe ghiacce, perché magari ne facciamo 150-200 alla volta, quindi allora vado... Va bene, però le chiacchiere a me fanno bene perché imparo tante cose. Allora, senti Paolo, io guardandola d'occhio, non so tu, io vedo molto bella la Gold Digger. Molto, sì. Ma molto elegante, quindi nel panino secondo me, se dobbiamo... Ecco, il panino da Instagram ci sarebbe bene. Però non è solo l'aspetto che stiamo cercando. Però adesso c'è l'aspetto, cioè tu no, ma io sto valutando l'aspetto perché... poi c'è anche... Blue and Booty molto bella, un altro colore molto proprio, un altro altri colori. Interessante, sì. E poi la Blue Sog, un po', vedi, questi pezzi, no? Queste spezie che rilascia, sì, è diversa. È meno bella visivamente, sì. Diciamolo. La Blue Sog visivamente è meno bella. Sì. Se uno deve ricercare anche questo aspetto, la Gold Digger vince a mani basse. È proprio è pulita, una signora elegante. E la signora sì, ma quando si arrabbia, ma sì, perché si sente, mi torna nel nasino, è buonissima. Posso avere un po' di pane da pucciare? No, vabbè, devi aspettare. Aspetto. E adesso come si procede? Allora, adesso andiamo di cetriolini, così si attaccano bene alla senape perché ha bombetta irregolare. Sì, che poi mi sono sempre chiesto, ma tipo il cetriolino con la senape come la Gold Digger, com'è così? Mannaggia, lo faremo domani questo panino. Guarda, devi assaggiarlo con la Gold Digger. Lo assaggia? Io volevo fare il panino. Fantastico, fantastico. Ma perché metti i guanti da professionista? Io devo lavorare sempre in maniera così amatoriale. No, anche perché li stai buttando come vengono, a me non piace. Ah, non si fa così? No. Scusa, ma abbiamo il tempo. E il panino fatto da me? No. No, lo dovrai giudicare, non lo dovrai fare. Ah, ok, quindi non è proprio un panino che puoi dire l'ha fatto mio fratello. Questo. No. Tu volevi questo, insomma. No, perché poi mi devo riprendere. Guarda che bello, qui ho tagliato benissimo. Tu o il coltello? Il coltello, io provo. Va bene così. Così? Va bene! C'è già la senape! Ho capito, ma mi piaceva come sta, ti dico, viene bene. Doppio, non lo prendi mai col doppio cetriolino? Poi. Ora la bombetta verrebbe di metterla così. Così, sì, poi decidi, dai, decidi tu, dai. No, forza. Voglio metterla che si vede, ecco. Così è più bello, che bellina. Fare il panino per Instagram. Ma ne avanzerà, no? Volevo capire se ne sto facendo il calcolo, se ne avanza qualcuno. Non credo, sai. Perché mi è venuta una panino polina. È bello grosso. Aspetta, mettiamo. Sì, questa piccola mangiala tu magari. Ah, ma poi nel panino mettiamo quella un po' più cicciosa. Ecco qui, ragazzi. Allora c'è una qua, vedà. La metti al centro e basta. E adesso? Adesso? Formaggione. Ecco. Vado? Sì. Ma che è? Siccome c'era poca provola nelle bombette. Vedo. Wow.
La sagra del colesterolo. Adesso si spiega perché abbiamo tolto, no? Aspetta, che il... chi fa il primo morso, no. Paolo? Ah, poi lo tiri come un, come un lenzuolino. È il suo letto. Così? No, così no. No. Quindi con un semplice panino ci hai già detto un sacco di trucchetti del mestiere. Tira di qua, sistema di là, tappo e taglio, via, bene? Va bene, va bene. Ok, ecco il suo tappo. Poi premi per bene. Ricordiamo, un terzo con All You Can Smoke. Sì. Gold Digger, i nostri amici Digger. All You Can Smoke, una delle senape più buone. Un terzo con Lutton Booty Honey Gold Barbecue Sauce. Anche qui la Lutton Booty non sbaglia un colpo. Blues Hog, neanche Blues c'è Hog. Bisogno di dire niente. Ora via i barattoli, però prendiamo un coltello normale stavolta. Quindi coltellone alla mano, adesso bisogna tagliare. Tagliamo a tre, finalmente tagliamo a tre. E poi in due ogni pezzo. Speriamo. Non hai un po' di sete tu nel frattempo? Tira fuori qualcosa. Io ti porto sempre il meglio, ti porto, vedi? Questa è la nuova Delirium. È la nuova Delirium. Sì. Ragazzi, che poi tra l'altro ha aperto un sacco di locali Delirium in giro per le città italiane. Ci credo, sono bravissimi a fare le birre. Ma ci credo proprio. Fammi tirare fuori un coltellino svizzero, tanto per cambiare. Ecco, l'apri bottiglia e apriamola così. Fantastico. Oh, che cos'è questa? Che tipo di birra è? Guarda, questa mi sembra che è un po' più luppolata. Luppolata? Ma è nuova, dovrebbe essere forse un'IPA, leggi un po'. Fa una schiuma, okay. Voglio farla vedere agli amici, molto ben, molto densa. Ci puoi quasi fare come la Gold Digger. Scultura di schiuma ci puoi fare, vediamo se si vede, sì che si vede di là. Fantastica. Delirium Argentum Hopped Amber IPA Beer. Un Amber IPA. Una, non solo un Amber, ma IPA. Mettiamo via le armi. Ragazzi, alla salute, alla vostra. Ce n'è anche per voi, Ok. Buonissima. Bene, bene. Era qui, vero? Sì. Come si fa a tagliare un panino di questo tipo? Così? Così, beh, scusa. Così. Come? Però devi tenere, dovresti tenere se così, ecco. C'ho paura, ecco. No, no, ci vuole solo un po' di forza che non volevo mettere proprio per questo motivo qui. Aspetta, okay. Che va proprio così. Com'è? Vedi. Vai. Questa era qui. Sì. Oh, si mangia. Vuoi tagliarlo a metà? No, perché? Devo assaggiarlo io. Scusa. Va bene, con quale vorresti cominciare? Anche per avere una progressione che ci lascia un po' la bocca. Andiamo come abbiamo messo, Blues Hog, via. Mamma che spettacolo. Wow, fa la lacrima. Aspetta. Fa la lacrima. Ok, procedo, sì, allora. Dai, faccio un primo taglio, diciamo così. Sai fare le metà bene, vero? Sì, questa è la tua. No, le metà, sai, come si divide a metà di solito. È un po' che non vado a scuola, io... No, te... ci devi tornare, mi sa. Che vedi? Vedi, ci devi tornare. Oh, questa è la mia. Immaginavo. Vado io, che qui non è che possiamo aspettare ancora. Yeah. Pensavo avessi messo troppo formaggio, invece è perfetto. L'acidità della senape e dei cetriolini andavano bilanciati. Poi quella cosa di spingere la salsa nel pane è geniale. Uno dei migliori panini che abbiamo fatto insieme finora. Finalmente una cosa anche abbastanza delicata nella sua nel suo food porn, una cosa delicata. Sei tu il maestro. Sciacqua la bocca, che fra un po' passiamo alla seconda. Ok. Quindi tu consigli per una degustazione professionale almeno un bicchiere di birra tra... Sì, sono il nuovo medico io. No, come si fa in gara, il giudice? Perché condi la birra tu? No. Condi la birra che bevi? Cioè, davvero vogliamo dividerci adesso da fratelli? No, io so benissimo così. Bene, secondo panino, questa volta con
la Honey Gold BBQ Sauce, che è una delle mie preferite. Sono sicuro, io sembra a metà, eh? Sono sicuro già che mi piacerà tantissimo. Ecco qui. Wow. Questa mi sembra la mia metà, giusto? Alla salute, ragazzi, sto sporcando. È meraviglioso solo a vederlo. Vado, Però non senapa. Non senapa abbastanza. Rimane dolce, ma non è abbastanza pulente. Avevamo detto di fare un assaggio. Un assaggino, un morso e poi. Sì, però vedi, il problema dell'assaggio è che tu ad un avventore non servi un assaggio. Quindi tu non saprai mai com'è un panino se non mangi un panino intero. Allora va bene. È vero o no? Hai vinto. Sì, è vero, questo. Questo no. Non sei una pa. Allora, è buonissimo. È buonissimo. La salsa apporta molto sapore, però manca quella piccantezza, quell'aggressività della senape che già prima aveva dato, no? Il suo, quindi aveva ribilanciato tutto. È troppo americano. Perché c'è tanta provola, quindi sì. Una salsa dolce non è la sua. Sì, infatti non ci piace. Sai che anche il sesamo ci sta? Aiuta ad arrotondare il gusto. È croccante, è tostato. Bene, però il bicchiere piange qui, dobbiamo provare ancora l'altro panino. Arrivo, ci vuole una ricarica. Ma guarda che ti ho portato. Cos'è dal Belgio? Questo? Una birra bionda. Questa è una delle mie preferite. Le bionde belghe. Che poi non le so mai pronunciare, ma come me le ricordo. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Come si pronuncerà questa? Cuvée de Trolls. Allora, prima gli ospiti. Dai Paolo, sciacquiamoci la bocca. Sono pronto. Ci siamo. L'ultimo assaggio. Guarda, è dura. Devo dire una cosa. Questo è quello da cui mi aspetto di più. Avendo assaggiato le salse. Allora, sulla prima solo, ci siamo. La prima mi è piaciuta. Il secondo è molto. Il secondo. Possiamo dire adolescenziale? Sì, sì. È sì. Un po' fast food. È un po' cotolette e patatine. È un po' fast food, panino e vino. No, un po'. Non più stare con un panino buono con la cotoletta. Adesso vediamo la signora elegante. Vediamo di che pasta è fatta la Gold Digger di All New Can Smoke. Alla nostra e alla vostra, ragazzi. Picchia, eh? Questo è un panino adulto, eh? Questo picchia, il giusto, è fresco, è estivo, è buonissimo. E poi la provola. Poi arriva prima lei. Con i cetriolini, poi il fumo delle bombette e tutto quello che c'è nella bombetta, e poi la provola ti dice: beh, adesso sei pronto per il prossimo morso. Ecco, sono pronto. Il panino parlante. Bene, Marco, il panino era meraviglioso. Un po' grandino, eh? No, in due, forse in tre era un po' meglio, ma ce l'abbiamo fatta, l'importante è questo. Su. Ora, le mie considerazioni velocissimamente, ok? Assolutamente. Super interessante la Blue Sog, dava un senso di senape, freschezza, acidità, dolcezza, perché tanta dolcezza.
Quindi questa super interessante. Non userei invece la Gluten Buddy. Tendente al dolce, io se avessi dei ragazzi a mangiare il panino lo userei. Però okay, se devo fare il panino sì, per di me, green pacco, no. Esatto, per me questa è un'ottima salsa, la adoro, ma all'interno di questo panino non aveva un bilanciamento. Sì, perché dolce, okay? più dolce, non c'era niente che smorzava. Esatto. Ragazzi, Gold Digger, tutta Gold la vita, eh. Digger, all you can smoke, madonna, tutta la vita però. Ma sì, perché è arrivato, arriva subito al naso. Sì. Ti mette subito le cose in chiaro. Ti dice mangia quanto vuoi, mangiami tutto, ma tanto lo sai che l'ultima parola è la mia. La signora elegante, arrabbiata. Sì, ma infatti devo dire, per me all you can smoke nel panino. Perché ti arriva prima con i cetriolini. Poi arriva la bombetta, la provola e sesamo, ma comunque ritorna, sì. Non va via, si arrabbia. Beh. Io ho votato, ragazzi, nel panino. Anch'io, di Grill dai. Pacco dai. Troverete Gold Digger, all you can smoke. Se volete assaggiarla o se volete assaggiare una di queste altre salse o magari tutte e tre per rifare il panino, la ricetta delle bombette la trovate sul canale YouTube di Grill Pacco e tutte le salse e tutti gli strumenti che abbiamo sai usato. Che non c'entrava nel panino, ma la Smoky Mustard dell'American Stockyard ci stava? Perché affumicata. Perché non l'hai portata? Non c'entrava nel panino. Facevamo un altro panino. No, no. Fateci sapere qual è la vostra preferita qui sotto nei commenti. Sì, scrivetelo pure. Su grillpacco.it una selezione di salse, rub e tutto quello che vi serve per accendere il barbecue e bruciare le calorie. Si può dire questa cosa? Bruciamo il carbone. Almeno la carne, il carbone. Bruciamo il carbone.